A volte ritornano. A volte ritornano con un po' di calma, con un po' di tranquillità, con un po' di pazienza anche, se vogliamo. Ma a volte ritornano e accendo anche la luce, va, così, per non farci mancare niente. Ragazzi, perdonate, ma davvero sono dei giorni un po' così, ma vi dico che sto preparando dei contenuti in parallelo. Non ho così tanti arrivi di carte, quindi non riusciamo a sbustare, anche se qualcosina di croccante finalmente dopo tanto tempo sta tornando a casa mia per essere aperto insieme a voi, ma in parallelo sto facendo delle altre cose. Ho terminato Pokémon Cristallo con solo Totodile, o almeno sono arrivato fino alla Lega e ho battuto la Lega. C'è da capire in quante morti con Totodile e c'è da affrontare anche tutto accanto. Quindi se siete interessati a questo contenuto e ci vorrà del tempo per produrlo, scrivere il copione, registrare ed editare, ma pian pianino arriverà, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E poi, ripeto, qualche carta, quelle succose, succose bellissime. Però non è questa la tematica principale. Oggi dobbiamo per forza di cose tornare sulle tier list. E dato che abbiamo completato la prima, la seconda e la terza generazione, oggi siamo alla quarta. Quarta generazione che io ho letteralmente adorato. Vi dico la verità, la quarta generazione l'ho adorata. Ma allo stesso tempo è stata anche quel momento in cui ho capito che il mio amore per Pokémon stava letteralmente pian piano scivolando via. Tant'è che la quinta generazione non mi è piaciuta per niente, non l'ho giocata, ma ieri sera ho ricominciato Pokémon Bianco su Nintendo DS e ho intenzione di completare Pokémon Bianco e fare anche una panoramica su Unima e su tutto quello che è accaduto. Anche di questo sono tutti piccoli progettini che inizio per questo secondo canale, ma ci vuole sempre del tempo, della pazienza, della calma, ed è per questo che vi dico, quando escono i video lasciate un mi piace, un'iscrizione, un commento, anche perché la tier list della quarta generazione l'avete aspettata tanto. Però vi dico anche che per quanto io abbia adorato la quarta generazione, ci sono dei Pokémon che considero davvero talmente tanto anonimi che nemmeno mi ricordo i nomi, ed è per la prima volta all'interno dei video delle tier list che devo anche munirmi di cellulare e andare pian pianino a cercare quei Pokémon di cui non ricordo assolutamente il nome. Gli anni passano anche per me, sto invecchiando, ma soprattutto i Pokémon iniziano a essere tanti e veramente alcuni credo che siano molto molto anonimi. Però direi che possiamo iniziare a cambiare la schermata e goderci quella che è la tier list della quarta generazione. E allora eccoci qua. Io ho diviso in 5 categorie i top, che sono quelli più belli in assoluto, i super, quelli che non sono a livello dei top ma comunque sono Pokémon coi controcazzi, quelli belli, che non hai niente da dire, sì dai, sono belli, carini, simpatici, quelli brutti, che dici no vabbè dai, cos'è sta roba, e Alexandro, che è un po' la tier list definitiva delle pagelle della Juventus da qualche anno a questa parte, cioè quella roba che proprio non puoi giudicare perché è scaduta completamente da anni e ormai non c'è più niente da dire. Io inizierei da Turtwig, che considero bello. Turtwig per me è un Pokémon bello, non sono particolarmente amante della linea evolutiva, Grotol per dire lo metto in brutti, non mi piace, e Torterra, qualcuno mi dirà, per me Torterra è bello, ma niente più. Non è uno di quei Pokémon che mi fa dire wow, ma per niente. Così come Chimchar, Chimchar mi piace, ma niente di che. Monferno non mi dispiace, è sicuramente più bello di Grotol, ma Infernape va nei top, perché credo che sia in assoluto uno dei Pokémon di quarta generazione che preferisco più di tutti. Mi piace veramente troppo, è troppo forte, è un l'ennesimo Pokémon fuoco lotta starter dopo Blaziken, secondo consecutivo. Però Infernape è troppo bello, sarà perché mi ricorda molto Goku con questa criniera da Super Saiyan, la coda, sono ispirati allo stesso personaggio, sono Wukong, quindi Infernape da sempre mi piace tantissimo, anche se la mia prima scelta fu Piplup, perché io ero amante dei Pokémon d'acqua, io bene o male tranne Charizard ho sempre preso la linea evolutiva dei Pokémon d'acqua per la prima volta, magari anche quando non sapevi le evoluzioni finali. Poi però Primplup è bruttissimo, e Empoleon, che è stato il mio primo starter evoluto, devo dirvi la verità, oggi lo considero veramente molto molto brutto, ed Empoleon è stato lo starter con cui ho giocato per la prima volta Pokémon Perla. Ahimè, mi sono pentito. Credo che comunque gli starter, gli stadi iniziali degli starter non siano male,
Credo che Monferno e Torterra non siano male, ma credo che Grottol, Primplup e Empoleon siano oggettivamente brutti. E poi abbiamo Starly che sì, non è male, è un normalissimo uccellino, va bene così. Starevia, che invece sto ricciolino qua me lo fa mettere in brutti, non mi dice niente. Starevia, proprio un Pokémon anonimo, uno di quei Pokémon che dici boh, abbastanza in su, su una via di mezzo tra l'uccellino e quella gran figata che invece è Staraptor. Staraptor è bellissimo, il fatto che imparasse Zuffa mi gasava terribilmente, lo dico, era una mossa che gli insegnavo sempre. E poi c'è questo ciuffo grande, grandissimo. Se prima vi dicevo che Infernape mi ricorda un po' Goku, devo dirvi la verità, Staraptor mi ha sempre un po' dato le vibes di Goku di terzo livello, con questo ciuffo molto lungo, quindi anche uno dei motivi per cui credo di aver sempre preso all'inizio uno Starly e allenato anche purtroppo in Starevia per poi arrivare a Staraptor, che è veramente un Pokémon meraviglioso. Infernape e Staraptor sono praticamente sempre stati nelle mie run della quarta generazione. Poi abbiamo Bidoof che è brutto ma non bruttissimo, secondo me è brutto ma non è ancora ai livelli di Alexandro, così come è molto brutto Bibarel, però era uno di quei Pokémon che magari potevi catturare all'inizio come schiavo MN. Ma se di schiavi MN dobbiamo parlare, non possiamo fare altro che citare Kriketok, che è il più brutto. Cioè, ragazzi, è bruttissimo. Io non ho idea di cosa si siano fumati quando hanno deciso di creare questo Pokémon, ma ancora più brutta è la sua evoluzione, che è Kriketun. Ma qui menzione d'onore speciale, vorrei creare una categoria di mezzo tra Alexandro e Brutti e metterci Kriketun, perché Kriketun, con quel suo verso emblematico, iconico, che fa tutto così, è lo schiavo MN perfetto insieme a Bibarel, quindi sono quei Pokémon che almeno una volta ho sempre utilizzato durante le mie avventure della quarta generazione, perché veramente imparava qualsiasi cosa, taglio, forza, cioè bravo, proprio schiavo MN perfetto, devo dirvi la verità. Quindi non, mi dispiace che sia così brutto, è brutto ma utile, possiamo dire brutto ma utile, anche Pokémon meme per via del verso, secondo me sì. Poi abbiamo Shinx, che credo essere molto bello, Luxio, un po' il discorso di Starevia per me, di Luxio, cioè non mi rappresenta niente. Io capisco che debba essere la via di mezzo, l'intermedio, un po' come Grottol, Primplup, stare. Vedete, io quei Pokémon lì in mezzo, io apprezzo la base, apprezzo la forma finale, quelli in mezzo o sono carini, come appunto Monferno, o mi rappresentano poco, però poi arriviamo all'Axray, che secondo me è molto, molto, molto bello. Poi io ho anche un po' un debole per i Pokémon di tipo elettro, e quindi credo che l'Axray vada assolutamente in quella direzione lì. È un Pokémon che mi piace anche tanto. Poi abbiamo Budev, che è brutto, è brutto. Poi è carina l'idea di dare una pre-evoluzione a Roselia e dare anche un'evoluzione a Roselia all'interno di un Pokédex successivo a quello dell'introduzione, perché Roselia anche lui era molto anonimo. Però Roserade, ragazzi, per quanto appropriato, efficace un'evoluzione di un Pokémon come Roselia ci stava, Roserade non mi piace. Roserade proprio è un Pokémon che trovo brutto, ci posso fare veramente poco. Poi abbiamo Kranidos, che non è male. Abbiamo Rampardos, che non è male nemmeno lui, e dobbiamo metterlo nei belli, però è anche il momento di iniziare un pochettino a ridurre il tutto, perché non li vedete, Pokémon che non ho sinceramente mai utilizzato, ma come fossili non erano male. Arriviamo quindi a Sheldon, che per me è brutto, 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 così come Bastiodon, sono Pokémon brutti, che non ho veramente mai utilizzato, ma non brutti, devo essere onesto, devo essere sincero, non brutti, come Burmy, che sembra anche il nome brutto, cioè tra Budiu e Burmy, boh, ragazzi, ma tutti, tutti, così come i Wormadam, Burmy e Wormadam sono brutti, 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 tutti. È un po' meno brutto, devo essere la verità, Motim, che metto nei brutti, ma sono quei Pokémon che non mi danno assolutamente nessuna vibes. Io vi devo dire la verità, la quarta generazione per me si divide tra Pokémon capolavoro, Pokémon anonimi e Pokémon brutti, ma
quasi in maniera equilibrata, perché ci sono tantissimi Pokémon meravigliosi, tantissimi Pokémon che dici ok, e tantissimi Pokémon brutti. Nelle altre generazioni invece era magari una piccola percentuale di brutti, una gran percentuale. No, qua è abbastanza equilibrato, perché abbiamo anche Combi, che è brutto, è brutto, categoria Alexandro anche per Combi. E secondo me è pure Vespiquen. Ma ragazzi, ma boh, davvero non mi dà nessuna vibes, ma niente, di zero assoluto, addirittura un Pokémon dei Super 4, ma una roba buttata lì. Invece devo dirvi la verità, Pachirisu non mi dispiace, è un Pokémon che apprezzo abbastanza, peccato che non si evolva. Io in Pachirisu vedo il potenziale per essere anche un Pokémon che si evolve, che diventa qualcosa in più. Mi piacerebbe una forma alternativa di Pachirisu, so che suona strano, ma è così. Così io credo che sia molto bello Weasel, Pokémon che mi piace, ma è brutto Flozzel, è un'evoluzione che secondo me non valorizza per niente il Pokémon, non lo valorizza, non è quello che serve a un Pokémon del genere. Anche qui mi sembra un po' la via di mezzo prima che possa diventare qualcosa di molto bello. Poi, se avete Cherubi e la sua evoluzione Cherrim, riuscite a dirmi sì, sono belli? Boh, secondo me, ragazzi, non è vero, a differenza della versione alternativa, quella con, mi pare, con il sole, che sì, è più bella sicuramente di questa roba qui. Poi abbiamo Shellos, possiamo metterlo nei brutti, Shellos, però c'è Gastrodon, che devo dirvi la verità, non mi piace, ma non metto in Alexandro per rispetto, perché a livello competitivo è un Pokémon che si è utilizzato e si utilizza tantissimo. Quindi questa è una cosa che mi fa rivalutare un pochettino il Pokémon, perché l'ho utilizzato anche tanto a livello competitivo. Poi c'è Ambipom, che non è bruttissimo, non è neanche meraviglioso, penso che si possa mettere nei belli, forse anche un po' il fattore nostalgia di Ambipom, che finalmente ha una forma evolutiva differente. Ecco, sulle forme evolutive dei Pokémon precedenti, secondo me qualcosina fatto bene c'è stato, l'idea è molto bella, l'apprezzo tanto, mi piace a me quando vanno a ripescare quella roba lì, ma non su tutti i Pokémon è stato fatto un lavoro eccellente, anzi, su alcuni o si poteva evitare o non sono stati fatti esattamente bene, però questo è. Non è male Drifloon, è brutto Drifloon, non mi piace, anzi il contrario, Drifloon ok, Drifloon... Insomma, sta mongolfiera gigante buttata lì, molto carino l'evento collegato al calendario, questo è una cosa che mi è piaciuta. Buneri, stesso discorso per Pachirisu, poi arriva Lopunny, che è brutto, non facciamo le mega perché voglio trattarle in un argomento a parte, però insomma, diciamo che non siamo proprio a dei grandissimi livelli. Poi abbiamo Miss Magius, che finalmente va nei top, perché Miss Magius è molto molto bello. Non so se è un discorso relativo al fatto che i Pokémon Spettro mi piacciono anche tanto. La vedo un pochettino come andare a ricalcare la tier list della prima, dove vi dico Charizard e Gengar sono i Pokémon che mi piacciono di più in assoluto della prima generazione. Ecco, Infernape è il mio Charizard, Miss Magius è il mio Gengar. Charizard e Gengar sono comunque più belli, però devo dirvi la verità, lo starter di fuoco e il fantasma della quarta generazione vedo un bel ricalco. Poi c'è Hunchcrow, che credo che sia un Pokémon super, molto molto bello. Markrow aveva necessità di evolversi e lo fa anche abbastanza bene, sembra un boss della mafia, molto bella l'idea. Poi ci sono sempre sti Pokémon uccello che alzano quest'ala, che insomma siamo un pochino fuori categoria, fuori momento temporale, siete arrivati un po' in ritardo, diciamo che quei momenti sono passati, però forse siete un po' nostalgici. Un corvo nero, forse un'aquila che fa così, non lo so, diciamo che ognuno ha la sua ideologia, però forse un po' superata nel 2024, diciamo così. Poi abbiamo Glemiao, che niente da dire, un gattino molto carino, e poi abbiamo Purugly, che è brutto, ragazzi, cioè è brutto, si poteva fare decisamente meglio. Chingling non è male, lo metto nei belli, è un'idea carina. Kimeko è un Pokémon buttato lì, ci sta che possa avere un campanellino come pre-evoluzione. Stanky non mi piace, iniziano ad essere tanti i Pokémon brutti, però Skantank, vedete, inizio un po' i nomi a fare fatica, non è una brutta idea, un bel puzzolone gigante che mi ha anche dato spesso e volentieri del filo da torcere durante l'avventura con il team, come si chiamava,
Galassia, non è male come idea. Beh, Bronzor è brutto, ma Bronzong è Alexandro, che però anche qui è onore del vero, come Gastrodon, Pokémon che ho usato in competitivo, quindi quel qualcosa in più glielo voglio dare, se l'hai meritato per il typing un po' particolare, le statistiche interessanti, quindi dai, si è salvato. Bonsly non mi dispiace, Pokémon bellino. Mime Junior non mi dispiace, Pokémon bellino. Eppini non mi piace, lo metto nei brutti. Chatot carino, molto simpatica anche l'idea, era un Pokémon peculiare all'epoca perché poteva fare determinate cose, molto bello, molto bello. Spiritomb ve lo metto nei belli, non nei super, ma ho apprezzato, poi all'epoca era molto figo perché era un Pokémon senza debolezze, ci stava tanto. Gibble non mi dispiace. Non mi piace Gabite, Garchomp lo devo mettere nei top perché è veramente un'idea super super riuscita, bellissimo, bellissimo, veramente Garchomp è qualcosa di meraviglioso, non ho altri termini. La Mega non la facciamo. Munchlax, e io Munchlax ragazzi ve lo metto in top, che poi io ho sempre chiamato Gombe, io Munchlax l'ho sempre chiamato Gombe perché quando uscì Munchlax, venne annunciato e uscì ufficialmente su Nintendo DS, non fu per Pokémon Perla e Diamante, bensì in Pokémon Dash, dove venne rivelato per la prima volta all'interno del film di Lucario, mi pare, una roba del genere, e quando venne rivelato come primo Pokémon della quarta generazione, venne utilizzato il nome, mi pare, giapponese, o cinese, ma mi sembra giapponese, il nome era Gombe. E io sono stato innamoratissimo dal giorno zero perché è un design meraviglioso. Poi io sono molto legato a Snorlax, mi piace tanto Munchlax, tanta tanta roba, così come mi piace tanto Riolu, molto 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 bello, lo metto nei super, un bel design. Lucario lo metto nei top, lasciate stare tutto il marketing che ci ha fatto intorno alla Mega Evoluzione, la prima Mega Evoluzione di Ash, tutte queste robe qui. C'è un motivo, il film, c'è un motivo, lui si chiama Lucario e io non potevo non amare un Pokémon che aveva il mio nome, quindi mettiamo poi la Mega da parte, che ve lo dico subito, la Mega è ancora più bella di Lucario. Peccato che non sia proprio un'evoluzione di Lucario, una roba permanente, perché è veramente troppo troppo bello, però Lucario è un Pokémon meraviglioso. La linea evolutiva Riolu Lucario mi dispiace, mi fa impazzire. E adesso abbiamo tirato fuori dei bei nomi, no? Dei bei Pokémon. Ecco, arriviamo, perfetto. Hippopotas, brutto. Dove sei? Hippopotas, brutto. Dai, è brutto. C'è poco da fare, è veramente brutto. Hippodown è... No, Hippodon è... Se no lo offendevo, magari. È meglio di Hippopotas, non... Non ho niente da dire, carino, sì, un bel popotamone di quelli giganti, due colorazioni, non è male. Scorupi, è bellino, niente di che. Dov'è Drapion? Non lo vedo più, l'abbiamo già buttato da qualche parte. Ah, eccolo qua, Drapion, devo dirvi la verità, non mi piace tantissimo, non credo che debba andare nei brutti, quindi lo mettiamo qui. Mi piace invece molto Krogunk. Sì, mi piace abbastanza Krogunk, credo che il discorso sia molto simile a quello di Buizel. Non mi piace Toxicroak, lo mettiamo nei brutti. Toxicroak purtroppo non mi piace. Poi abbiamo come si chiama? Carnivine, anonimo proprio a livelli allucinanti. Però devo dirvi la verità, esteticamente non è brutto, è anonimo ma non brutto, non è bello anche se va nei belli, però penso che sia la categoria un po' più di riferimento. Anonimo, ma carina forse l'idea? Boh, sì, credo che sia più bello esteticamente rispetto a quegli altri Pokémon. Poi abbiamo Finneon, che invece va nei brutti, Lumineon, che va nei brutti, non è brutto come la roba che c'è al piano di sotto, quindi lo mettiamo qua. Fun fact, quando volevo completare il Pokédex di Perla e Diamante, oddio, nel lontano, non me lo ricordo neanche più, 2007, 2008, siccome andavamo
verso quegli anni lì Lugini non era l'unico Pokémon che mi mancava, non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, internet era ancora sì una roba che usavi ma non usavi, e quindi sono impazzito prima di trovarlo in un percorso acquatico. Cioè, avevo un allenatore che mi ha sbloccato la pagina e poi sono riuscito a guardare sul Pokédex la locazione. Veramente ero diventato matto. Tra l'altro devo avere ancora quel salvataggio di Pokémon Perla, e se volete possiamo dargli un'occhiata, possiamo controllarlo senza problemi. Poi abbiamo Mantyke, che non mi dispiace, non che ci fosse la necessità di una pre-evoluzione di Mantine, secondo me, però per riempire un po' il Pokédex, effetto nostalgia, svecchiare alcuni Pokémon, boh, ci sta, simpatico, carino. Brutto Snover, molto bello invece Abomasnow, poi parleremo della Mega, però Abomasnow non è assolutamente male. Weavile, devo dire la verità, devo metterlo un po' più su dei belli, però credo che ci fosse molto più potenziale per migliorare Sneasel, che è un Pokémon meraviglioso. Weavile fa il suo, non lo fa come dovrebbe farlo. Poi abbiamo Magnezone, che è oggettivamente brutto. Ragazzi, c'è poco da fare. Magnezone è brutto, così come brutto Lickilicky. Non è male Rhyperior, ma secondo me non svecchia molto bene Rhydon. Si poteva fare qualcosina in più, perché stiamo parlando di un Pokémon figo, di un Pokémon tra virgolette leggendario, non nel senso che è un Pokémon leggendario, ma è il primo Pokémon creato, quindi un Pokémon iconico, un Pokémon epico. Poi ragazzi, mi dispiace, dov'è? Tangrowth lo metto in Alexandro, perché Tangela non è bello e siamo tutti d'accordo su questo, ma Tangrowth non so da dove partire per descriverlo senza offenderlo, veramente faccio molta fatica a non offenderlo. È brutto, diciamo che è brutto, stop, ci fermiamo lì. Electrivire per me è molto bello, c'era necessità di un'evoluzione di Electabuzz, e poi io lo ribadisco, sono molto fan dei Pokémon di tipo elettro, mi piacciono i Pokémon elettro. Magmortar invece, ragazzi, lo metto nei brutti. Cioè, le due evoluzioni di Magmar e Electabuzz, che sin da rosso e blu li mettavamo da parte perché un esclusivo di rosso e un esclusivo di blu, arriviamo alla quarta gen, la seconda gen hanno una prevo, Magby non è nemmeno malissimo secondo me, arrivi alla quarta gen, no, non ci sto. Magmar meritava qualcosina di più, secondo me, di Magmortar, però magari mi sbaglio. Poi abbiamo Togekiss, che metto nei super, è un Pokémon bello, secondo me, più bello di Togetic, quindi vanno a migliorare una catena evolutiva, un'evoluzione che, secondo me, necessitava di qualcosa di più, perché Togepiss meritava di non rimanere Togetic, che è brutto, invece Togekiss è già qualcosa di meglio, poi col cambio di typing in folletto qualcosa di più si prende pure. Yanmega a me piace, Yanma era un Pokémon buttato lì, Yanmega invece è cattivo, è una roba un po' ancestrale, se conosce Forza Antica, bello, bella l'idea, devo dirvi la verità, non mi dispiace neanche esteticamente come Pokémon, poi con acceleratore ciao. Poi i Pokémon che hanno il Mega, tipo immaginatevi Mega Yanmega o Mega Meganium, le robe del genere, mi fanno anche sempre un po' sorridere. Poi abbiamo le Evolution, allora Leafeon per me non è brutto ma nemmeno bellissimo, Glaceon per me è brutto. So che qui qualcuno non sarà in accordo con me, sulle Evolution c'è sempre tanto chiacchierare, però io credo che si potesse fare decisamente di meglio, sicuramente per Glaceon, per Leafeon, vabbè, ci può stare, niente di spettacolare, però su Glaceon non ci troviamo. Poi abbiamo uno dei miei Pokémon preferiti in assoluto, di qualsiasi generazione, io credo che Gligar e Gliscor, ecco, una mega evoluzione per Gliscor sarebbe meraviglioso. Ma guarda, sarei l'uomo più felice del mondo, perché Gligar lo adoro, Gliscor mi piace ancora di più, che si fermino lì un po' mi dispiace, non vedo niente oltre Gliscor come evoluzione, ma una bella mega evoluzione per Gliscor. Gliscor è meraviglioso, ragazzi. Cioè, vedete, la quarta gen mi ha regalato dei Pokémon che mi piacciono proprio. Quei primi, quanti sono? 3, 3, 6, 7, quei primi 14 sono Pokémon che dici
Sì, ok, ci siamo. Poi sugli altri se ne può discutere. Alcuni sono brutti, perché sono brutti. Però forse Licky Licky comunque si merita posizione Alexandro. Mentre lo stavo guardando, ci stavo pensando, sì, direi che si merita assolutamente, ma forse anche Porugli. Ogni tanto devo dare una controllatina, sì. Direi che così ci troviamo sicuramente meglio, però alcuni belli, alcuni no. E poi abbiamo Mamoswine, che credo sia bello, sicuramente più bello di Piloswine, boh, non lo so, sicuramente. Forse sì, forse vado anche a momenti, magari in un certo momento dico di sì, momento dico di no, però non è brutto ma nemmeno bellissimo. Porygon Z invece, sono indeciso se super o top, diciamo che lo metto in top, perché Porygon Z mi piace veramente tantissimo, molto molto bello Porygon Z, molto molto bello. Poi abbiamo Gallade, che secondo me è bello ma non bellissimo. Pokémon che ci sta, ce ne necessita un po', come Rhyperior, secondo me, l'ideologia, o come Mamoswine. Ecco, questo è un po' il ragionamento che faccio. Probopass, mi dispiace tanto per lui. Ma è brutto. Vai in categoria Alexandro. Cioè, è proprio brutto. Esteticamente proprio brutto. Capisco che Nospass debba avere un'evoluzione. Ma è proprio questo pizzetto, sto nasone. In testa sembra che abbia un Lego. Non ci siamo, ecco, siamo distanti dai miei canoni di bellezza. Duskmar non è male, mi sembra un po' troppo severo metterlo in bello, ma secondo me non arriva neanche in super. Però lo metto in super perché sicuramente mi piace di più di Starly e di Shinx. Non sarebbe giusto metterlo a quel livello lì, quindi lo metto in super solo per questo. Un po' il discorso come Spiritomb, ma credo che Duskmar sia un pelo più bello. Poi sapete che sugli spettri ho anche un po' di debolezza, ed è lo stesso motivo per cui Froslass lo metto in super. Froslass è un Pokémon che mi piace tanto, mi piace veramente tanto, 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 tanto. E quindi lo metto lì, sicuramente più bello di Glalie. Hanno fatto una bella linea alternativa, ma se c'è un Pokémon che mi piace davvero tanto, lo mettiamo nei top, è Rotom, che oggi si sta riciclando con i Rotom Dex, i Rotom Smartphone e tutte quelle robe lì. Ci sta che stiano dando continuità a questo Pokémon, il typing è meraviglioso, spettro elettro bellissimo, è il classico Pokémon che ha un senso, quindi molto bello, però poi ci sono le forme, Rotom Form non mi piace, facciamo che le forme di Rotom non le valutiamo, mi sembra giusto non valutarle perché il Pokémon è molto bello, vi dico che quella che mi piace di più, poi la togliamo, è quella lavatrice, perché acqua elettro è super top, perché in competitivo era veramente qualcosa di meraviglioso, e quindi va bene. Poi abbiamo gli spiriti dei laghi. Allora, non me ne piace neanche uno, per me sono brutti, sia Uxie che Mesprit, mi piace solo Azelf. Azelf, non so se per il colore, non so se per anche qui il competitivo, un po' si giocava, è quello che mi piace di più, gli altri due, bah, non lo so, non lo so. Poi non odiatemi, ma per me sia Dialga che Palkia sono brutti. Sui leggendari secondo me si poteva fare qualcosina di meglio. Non hanno fatto dei leggendari meravigliosi per quanto mi riguarda. Qualcosina sì. Ma Palkia e Dialga non mi piacciono, così come non mi piace Heatran. Però Heatran è lo stesso discorso del competitivo, Pokémon che ho giocato veramente tantissimo e quindi forse mi sono un po' più abituato. Mi piace l'idea di Regigigas, il fatto che dei Regi possano avere un antico Regi, ci sta, carino, il tipo normale, il muschio, gli alberi, una cosa che ci sta abbastanza. Vabbè, poi c'è Giratina, che metto qui solo per la forma origine. Sarebbe da fare così, perché quello normale mi piace meno. Ok, lascia la forma origine, così diamo la sensazione. La forma origine è veramente bello, un Pokémon satanico, l'idea è super top, ma purtroppo la stessa cosa non si può dire per Cresselia. Cresselia è brutto, non so come altro descriverlo, è brutto, non mi piace. Abbiamo Fione, che non mi dispiace, e abbiamo Manaphy, che invece mi piace un pochino meno. Capita, mi piace più Fione che Manaphy, anche se sono molto simili,
però facciamo così, dai, li mettiamo insieme, dato che non è che c'è una differenza abissale tra i due. Mi piacciono tutti e due, ma nessuno dei due mi fa impazzire. Dai, mi sembra più appropriato così. Poi c'è Darkrai, che per me va nei top. Darkrai è troppo bello. E se prima vi dicevo Infernape Charizard, Gengar, Miss Magius, Darkrai Mewtwo. Questa è l'associazione che faccio prima, quarta. Molto, molto bello. Molto, molto bello. Poi abbiamo Shaymin, che è carino. Possiamo metterlo nei belli. Mi piace leggermente di più la sua forma volante, devo dirvi la verità, però rimaniamo su Shaymin così, anche perché sono Pokémon che non si sono visti comunque all'interno dei giochi, almeno io non li ho giocati questi leggendari, così come Arceus, che devo dirvi la verità trovo bello, ma non bello come Darkrai e come Giratina. Questo è un po' il riassunto che vado a farvi, quindi vi faccio un po' rivedere anche gli altri che sono rimasti qui sotto. Qui ci sono le varie forme, quindi le mega evoluzioni, le forme dei Rotom, le forme dei leggendari. Vi ho messo solo Giratina forma origine perché è troppo troppo più bello. Io lo so che qualcuno potrebbe essere in disaccordo con la mia tier list, perché ripeto, la quarta generazione mi è piaciuta, infatti come potete vedere ci sono più Pokémon belli per me, però ci sono delle scelte anche impopolari come Empoleon imbrutti, i leggendari Copertina imbrutti, altri leggendari imbrutti, Magmortar, Magneson, che sono comunque evoluzioni, ci sono Nosepass, Tangela e Lickitung con le loro evoluzioni in Alexandro, quindi ho fatto delle cose forse un po' impopolari, però sono molto soddisfatto della mia linea top e della mia linea super sui belli. Sì, ok, va bene, lì è abbastanza discorsivo, ma sui top e sui super sono molto contento, perché quei Pokémon lì mi piacciono veramente tanto. E credo che la quarta generazione sia una bellissima generazione per le innovazioni, per il richiamo anche alle vecchie generazioni e quello che volete, ma perché ci sono dei Pokémon che sono oggettivamente belli. Questa è un po' la mia lettura e ora sono curioso di sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con me oppure no, e forse sarete anche in disaccordo, chissà. E questo, ragazzi, era tutto quello che avevo da dirvi sulla quarta generazione per il momento, perché poi ovviamente ci sono delle mega evoluzioni da trattare, delle mega evoluzioni da giudicare, c'è il discorso sulle mega evoluzioni da fare, un altro dei contenuti che ho in mente di portarvi a breve. Per il momento fatemi sapere la vostra su quella che è stata la tier list, sono molto molto curioso perché potrei aver fatto delle scelte impopolari, ma questo è quello che credo io. Ciao a tutti ragazzi e grazie per essere arrivati fino a questo punto, e se siete arrivati fino a questo punto scrivetemi se siete d'accordo con me che Infernape ricalchi Charizard, Miss Magius ricalchi Gengar, Darkrai ricalchi Mewtwo, un po' di prima generazione anche in questa quarta. Arriverà anche quella di Unima e lì ci sarà da ridere o da piangere, vedremo.